sono dei beni nostri, ma sono dei beni di tutta la comunità. Le chiusure e i timori legati all'emergenza sanitaria hanno colpito duramente il flusso di visitatori che ogni anno, dall'Italia e dall'estero, andavano alla scoperta delle antiche dimore, come il gioiello di Maservi, la Barbaro, patrimonio UNESCO. Il proprietario, Vittorio Dalleore, ripercorre un 2020 non facile. In primavera, che è la stagione principale per le persone che vengono a visitare le ville venete, siamo stati chiusi, per cui i visitatori zero. I visitatori sono quelli che ci permettono di mantenere queste splendide dimore. Le immagini di tutte le manutenzioni che uno deve costantemente fare, da il giardino, che ci siano i visitatori o no, bisogna tenerlo in ordine. Le manutenzioni regolari di qualsiasi casa, che qui vengono moltiplicate per la superficie, per il volume di questo edificio e anche per l'attenzione che uno deve avere, essendo un edificio storico. Quando ormai alle porte dell'estate si è tornati ad accogliere i visitatori, sono stati per lo più i veneti a venire a scoprire, spesso per la prima volta, la villa. Sono mancati quasi del tutto gli stranieri. Pubblico, diciamo, dagli Stati Uniti è zero, perché quando vengono devono fare 2 settimane di quarantena, per cui è praticamente impossibile. È ricominciato un pochino il movimento europeo, ma ovviamente tutti i paesi sono molto, così, molto attenti a questo problema, che è molto grave, per cui il movimento è molto limitato. E sono mancate naturalmente le scolaresche. L'appello e la speranza ora è che, con tutte le precauzioni del caso, che nel complesso di Villa Barbaro sono state adottate, le visite riprendano in maniera consistente. Sicuramente quelli che vengono trovano un'atmosfera molto bella, perché anche nelle nostre città d'arte ci siamo tutti resi conto che non c'è la ressa dei visitatori, e il tipo di turismo che si può fare in questo periodo è un turismo sicuramente di una qualità molto migliore.